Amici di Auto Digest, Fiat 500X 1.3 di cilindrata, 4 cilindri, 150 cavalli e cambio a doppia frizione. Ora, più di allora, ripenso com'era la mia vita prima di incontrarti in quella spiaggia così ben vestita. Il motore multi-air è tutto nuovo. Ha ben 150 cavalli e una coppia di 270 Nm a partire da 1850 giri. Questo, come vedremo durante la nostra prova, assicura una guida briosa e brillante, soprattutto in città, come ci racconta adesso Luca. Nel traffico cittadino si districa molto bene la 500 che abbiamo in prova. Come potete vedere, è maneggevole, confortevole, sì, a patto di non trovare troppe sconnessioni, vale a dire il pavé può essere un po' un problema in questi casi, accusando un po' di rigidità, ammortizzato però dal comfort dei sedili. Pur non avendo la funzione City, questa Fiat 500 ha uno sterzo leggero. Ci troviamo molto bene alla guida, anche nelle strade dove ci sono molte curve e anche molto molto strette. Sui percorsi extraurbani è apprezzabile la guida sportiva, anche se il cambio automatico non è così preciso. Ci si salva però con il paddle, chi ama guidare in modo concreto, in modo sportivo, in modo brillante, con questa funzione può provare altre sensazioni e decisamente migliori. E invece mi ritrovo solo a Cuba, con pochi spicci in tasca e due ragazze che mi chiedono. In autostrada questa 500X da 150 cavalli è davvero veloce, perché, leggi permettendo, si possono superare addirittura 200 all'ora. Comunque, quello che è importante è la ripresa. Il comfort è adeguato alla categoria. Interessanti i sistemi di assistenza alla guida, perché questa 500 ha non solo la frenata automatica, ma anche il mantenimento di corsia, ed è una cosa che nella categoria delle medie utilitarie ancora non è molto diffusa, e questo dà una sensazione di ottima sicurezza e di tranquillità, soprattutto quando si è mangiato tanto e ci si può addormentare alla guida. L'abitacolo di questa versione è abbastanza lussuoso, con interni in pelle e due cassetti molto spaziosi. I fari, come vediamo, sono la parte più nuova di questo restyling, anteriori e posteriori, anteriori a LED. Interessante la doppia presa USB sotto il cruscotto, utilissima se si deve ricaricare il telefono e si vuole ascoltare la musica. Il bagagliaio, ribaltando i sedili posteriori, come vedete, arriva fino a 1000 litri, e questo per una famiglia è una cosa molto significativa. Insomma, una vettura agile. Non costa poco, perché costa a partire da 25.600 euro. Li vale, però insomma c'è qualche concorrente che può essere più indicato. I consumi sugli 8 litri per 100 km guidando normalmente, un massimo di 10 se si sfruttano le prestazioni. Pensavo di sposarti.